Per questo caso, apri. Allora, cari lettori di Difesa Online, stiamo quasi al termine del primo anno di pubblicazioni della testata e confortati dai grandi numeri ottenuti, siamo riusciti anche a organizzare finalmente, dopo mesi di tentativi, un convegno che tratta di una questione che, con sorpresa, è stata tenuta decisamente sotto tono in silenzio da parte di molti, di troppi. È la questione dei Marò, che molti saranno abituati a sentir ripetere, si saranno quasi stufati di sentirla raccontare, ma purtroppo non è mai stato portato chiaramente alla luce qual è stato l'iter, qual è la questione nei dettagli. Spesso nelle trasmissioni ci si limita a valutare aspetti che non c'entrano nulla con la questione, oppure ci si limita a tirar fuori gossip oppure dettagli che non c'entrano nulla. Oggi, assieme ai nostri ospiti più che autorevoli, che vanno in ordine dal generale Termentini, una delle massime autorità sulla questione, perché sono anni che si batte per i due fucilieri. E abbiamo poi l'ammiraglio Lertora, che è stato comandante di Massimiliano La Torre e Salvatore Girone, il noto ambasciatore Terzi, che ha vissuto la vicenda dai suoi esordi in diretta e che ci racconterà i dettagli della questione dal suo privilegiato punto di vista all'epoca ed ora. Infine abbiamo l'avvocato Mellini, che ha da pochi giorni pubblicato un libro, Il mercato dei Marò. È un giurista che potrà sottolineare e aiutarci a comprendere anche gli aspetti giuridici della questione. Io lascio immediatamente la parola al generale Termentini, che ci introdurrà la questione e sintetizzerà cronologicamente quello che è l'accaduto. Buonasera a tutti. E in particolare, buonasera a distanza a Salvatore Girone e a una distanza minore a Massimiliano La Torre. Oggi sono 1024 giorni che due cittadini italiani in uniforme sono abbandonati nelle mani di uno Stato terzo. Io, confidando di essere ancora in un paese democratico, in uno Stato di diritto, contravvengo al consiglio del nostro ministro degli affari esteri, Gentiloni, il quale dice testualmente: per la Farnesina vale la massima pensarci sempre e parlarne il meno possibile. Da che mondo è mondo i consigli vengono ascoltati, ma in democrazia si è liberi di non rispettarli. Il 15 febbraio 2012, la prima decisione azzardata dell'Italia, quando sulla linea di comando dei due militari fu deciso di dare il consenso alla petroliera Lexe, sulla quale erano imbarcati appunto i due fucilieri di marina, di rientrare in acque territoriali indiane e attraccare al porto di Kochi. Un ok probabilmente dato all'armatore dal comando comando navale della squadra navale, Cincinnabel, da cui dipendevano i due Marò, in missione operativa e forse avallato dallo stesso ministro della Difesa, guarda caso anche lui esperto di marineria, essendo un ammiraglio in quiescenza, l'ammiraglio Giampaolo De Paolo. Da quel momento, a livello istituzionale, si sono avuti momenti di dubbia efficacia per risolvere il problema, portati avanti più o meno apparentemente con iniziative non coordinate fra i vari dicasteri e lasciando da parte, questo è un mio parere, il Ministero Affari Esteri, al quale invece andava il coordinamento unico, in quanto istituzionalmente deputato ad occuparsi degli italiani in difficoltà all'estero. Un esempio fra tutti, le dichiarazioni estemporanee, addirittura di un sottosegretario all'estero, dell'inviato Staffan de Mistura, che aveva la delega per
per il Centro Asia, se non ricordo male, il quale dichiara a una televisione indiana: i due marinai, i due fucilieri di marina sono incappati in un tragico errore. Dichiarazioni accompagnate da un benefit di qualche centinaia di migliaia di euro dati dall'ammiraglio De Paola, ministro della difesa, come risarcimento danni. Risarcimento danni spacciato, dichiarato come aiuto umanitario, ma di fatto interpretato come un riconoscimento di colpa grave. Una luce in fondo al tunnel si accende improvvisamente, per usare un'espressione molto familiare del Presidente del Consiglio di allora. Una luce in fondo al tunnel si accende quando il Ministro degli Affari Esteri riesce a far rientrare i soldati, i due fucilieri, in Italia per trascorrere 2 settimane di vacanza natalizia. Quale migliore occasione per non farli rientrare in India non credo che si poteva creare. La cosa si ripete. L'allora ministro Terzi riesce di nuovo a convincere gli indiani a rimandare per quattro settimane i fucilieri in Italia per espletare un loro dovere costituzionale, il diritto al voto, ben sapendo gli indiani che potevano farlo in ambasciata, perché non sicuramente era noto il fatto. I fucilieri rientrano in Italia, il sottoscritto chiede alla Procura della Repubblica di ritirargli i passaporti in quanto indagati per omicidio volontario, naturalmente la Procura della Repubblica non mi risponde. L'11 marzo l'ambasciatore Terzi, con un comunicato ufficiale attraverso il suo sottosegretario di Mistura, annuncia al mondo, dico al mondo perché le agenzie vanno in giro per il mondo, che l'Italia non avrebbe rimandato indietro i due fucilieri. Sì, Palazzo Chigi credo che in quel momento abbia cominciato a fremere, nonostante che il Premier fosse a conoscenza del fatto. Era scritto nell'agenzia, se qualcuno è incuriosito la vada a cercare, un AGI dell'11 marzo del 2013 alle 17.51, che si conclude con il plauso, il placet del Presidente del Consiglio. È inutile che dopo si è agitato, poteva smentire. Nel momento che ha lasciato il suo placet era d'accordo. Scusi generale se interrompo, questi comunicati sono sempre stati concordati con la Presidenza del Consiglio? Sicuramente e sì. E infatti la Farnesina a nome del Governo su istruzioni della Presidenza del Consiglio? Per quello dicevo, non essendo stati smentiti dal Presidente del Consiglio, erano da lui accettati. A questo punto il 22 marzo si ribaltano le cose e si decide di rimandare in India i due fucilieri di marina. Atto contro la Costituzione che prevede che proibisce di espatriare personale in un paese dove è prevista la pena di morte, atto contrario al codice penale laddove dice che all'articolo 698 che vieta la estradizione di chiunque, italiano e non, chiedesse di essere oggetto di procedimento penale con la pena capitale. Noi ce ne siamo dimenticati. Un'Italia che a distanza, in quell'occasione, a distanza di 2 secoli, ha dimenticato che la pena di morte non è un diritto, ma è guerra di una nazione contro un cittadino, come scriveva Cesare Beccaria in un'opera famosa dei delitti e delle pene. 1000 giorni rotti solo da dichiarazioni di intenti. Si sono accavallati 3 governi, 3 accavallati, succeduti 3 governi, 3 ministri degli affari esteri,
a partire da Presidente Monti, Ministro agli Affari Esteri con doppio incarico all'atto delle dimissioni dell'ambasciatore Terzi, il Premier Letta molto silente nello gestire la vicenda, che si affidava a un Ministro degli Affari Esteri, Bonino, forse più indaffarata alle conferenze in Paraguay per la liberalizzazione delle droghe leggere che ad impegnarsi nella vicenda dei due Marò, pronta però a dissacrare lo Stato di diritto dicendo l'innocenza dei due Marò non è stata provata. Un terzo governo, quello del ministro Renzi, l'attuale. Abbiamo un presidente del Consiglio molto, molto attivo, molto esperto di politica estera, tale da pensare che due chiacchiere di fronte a un coffee break siano risolutive. Così ci ha detto durante il G20 in Australia di aver avuto ampie assicurazioni dal presidente Modi sulla vicenda di due Marò. Un esecutivo in cui le due ministre della difesa e degli esteri, l'onorevole Pinotti e l'onorevole Mogherini allora, ripetevano: siamo pronti ad attivare il processo internazionale, l'arbitraggio internazionale, ma si sono dimenticati di dirci che forse è sparito in qualche cassetto della Farnesina, in quanto non se ne parla più. Ora c'è un altro ministro degli esteri, molto attivo pure lui, molto speranzoso. Il giorno che si è insediato ha mutuato le parole del suo Presidente del Consiglio dicendo: oh, la mia prima preoccupazione è stata quella di telefonare a Salvatore e Massimiliano. Beh, ne prendiamo atto. E poi? Poi ha aggiunto che la Farnesina, che presso la Farnesina vige la regola a pensarci sempre e parlare il meno possibile per questa vicenda. Bene, prendiamone atto. Infine, un presidente della Commissione Difesa ed Esteri, il quale si affida in una dichiarazione sempre ufficiale, attenzione, quello che affermo me ne assumo le responsabilità, ma è riscontrabile in documenti ufficiali che sono agenzie stampa divulgate e mai smentite, un presidente che dice: speriamo bene e affidiamoci agli amici alleati che facciano qualcosa. Siamo ritornati agli anni 50, quando io ero ancora bambino, e mi ricordo che l'Italia si affidava all'America per i suoi fatti interni. Un ritorno al passato succede. Chiudo questa disamina leggendo testualmente quello che ha scritto l'ammiraglio Nardini, che è il presidente del gruppo nazionale Leone San Marco della Marina Militare, un'agenzia del 5 dicembre, quindi recentissima, in cui fra l'altro l'ammiraglio dice: mi appello non all'Italia ma all'India, perché mi risulta essere uno Stato che antepone gli aspetti umanitari e religiosi a quelli meramente economici, e che attraverso questa sensibilità possa, come già è successo in passato, far rientrare Salvatore Girone a casa per trascorrere le festività con i propri cari. Se il silenzio, come dice il ministro Gentiloni, porta a una soluzione entro Natale, ci allineeremo col governo, di cui abbiamo molto rispetto, me compreso come uomo delle istituzioni, anche per essere stati uomini dello Stato. Ma non posso negare l'amarezza dell'intero gruppo Leone di San Marco quando il Presidente del Consiglio, soprattutto durante il semestre europeo, durante gli incontri istituzionali, si dimena in dichiarazioni di sudditanza
quando incontra il primo ministro indiano Narendra Modi, invece di far valere le ragioni di un diritto internazionale che riconosce all'Italia il diritto di giudicare i propri militari in patria. Grazie, ammiraglio Nardini. Splendido intervento. Abbiamo parlato di ministri degli esteri e qui abbiamo il primo ministro degli esteri che ha affrontato la questione. Quando ha avuto la notizia, dove si trovava? E qual è stata la prima sensazione, le prime azioni? È stato chiaro subito la gravità della questione? È stato subito chiaro che era un fatto estremamente grave, che veniva addebitato a dei militari in missione antipirateria e che dovevamo intervenire immediatamente per tutti i chiarimenti e per non modificare in nessun modo la rotta dell'Enrica Lexi. Cos'è successo quando mi è stato comunicato dal mio gabinetto di questo fatto? Ho reagito dicendo che la richiesta della Capitaneria di Porto di Mumbai di rientrare nelle acque territoriali e nel porto di Cochin doveva essere tenuta come non avvenuta, perché non aveva nessun motivo per avanzare questa domanda. E ho, pur non avendo nessuna responsabilità di comando diretta, perché non ero un ministro della difesa, ma il ministro degli esteri, quindi non potevo certo dare disposizioni a unità militari come quelle che erano imbarcate sull'Enrica Lexi, il nostro nucleo di protezione armata delle navi mercantili, ho mandato una mail al mio capo di gabinetto dicendogli, intervieni subito con la difesa, dicendo che il parere del ministro degli esteri è assolutamente contrario a che la nave torni nelle acque territoriali. Risposta del mio capo di gabinetto, purtroppo mi informano che l'incidente è già avvenuto da diverse ore e la nave in pratica ha già fatto inversione di rotta ed è entrata nelle acque territoriali. Ora, quello che dico è documentato su comunicazioni fra esteri e difesa e risulta anche dalla relazione in quel giorno del 26 marzo, quando io ho spiegato i motivi per i quali ritenevo di non poter più continuare nel mio incarico di ministro degli esteri, davo le dimissioni per forte protesta contro la decisione assolutamente vergognosa del governo di rimangiarsi non soltanto la parola data ai militari, ma anche di rimangiarsi una posizione importantissima nella propria politica estera di sicurezza annunciata a tutto il mondo e rimangiarsi anche l'avvio dell'arbitrato internazionale obbligatorio che avevamo messo in piedi. Ora, questo è stato l'inizio, come dicevo, l'inizio già estremamente zoppicante nel rapporto fra Ministero degli Esteri e Ministero della Difesa, perché un incidente di quel tipo che riguardava un'operazione antipirateria avrebbe dovuto essere comunicato immediatamente e sarebbe dovuto anche attendere una valutazione di carattere giuridico anche da parte del Ministero, che poteva essere data nel giro di pochi minuti, perché disponiamo dei migliori internazionalisti, fra i migliori internazionalisti al mondo, soprattutto sulle questioni di diritto del mare. Ed è assolutamente incomprensibile il fatto che sia stato questo gap, questo ritardo. Incomprensibile fino a un certo punto, perché poi la storia, come ha accennato, alcuni passaggi estremamente significativi, ma ce ne sono molti altri sui quali io mi auguro che una commissione d'inchiesta parlamentare finalmente possa squarciare molti veli estremamente pesanti, anzi più che di veli si tratta di coperture nere di tutta la vicenda, messe da qualcuno, da persone interessate evidentemente. Ecco, è chiarissimo che il fatto di essere in un tipo di coordinamento a due, spesso a tre, col Ministero della Giustizia, con una presidenza del Consiglio che cercava di non farsi, o perlomeno diciamo di non tenere costantemente all'attenzione del governo l'intera materia, tant'è vero che io dovetti proporre una decina dopo
l'incidente, rendendomi conto che vi era il rischio di scollamenti, dovetti proporre formalmente che il Comitato per la Sicurezza della Repubblica, il CSIR, che è costituito da un gruppo ristretto di ministri, ne fanno parte presieduto dal Presidente del Consiglio, ne fanno parte il Ministro degli Esteri, della Difesa, dello Sviluppo Economico, dell'Interno e della Giustizia, e il sottosegretario responsabile per i servizi di informazione, chiese immediatamente, pochi giorni dopo, che questo comitato, che XIR, si riunisse in seduta permanente nella gestione di questo caso e non smettesse di riunirsi quotidianamente, a livello evidentemente ministri o dei loro più diretti collaboratori, alti funzionari, finché il caso non fosse risolto. Si decise questo, di riunire in modo permanente questo comitato, tant'è vero che esiste ancora sul sito della Presidenza del Consiglio un comunicato della Presidenza del Consiglio in cui dice che XIR si riunisce sulla questione dei Marò a seguito di una determinazione espressa il 9 marzo in modo permanente, e ciò nonostante si continuarono a registrare questi fenomeni di iniziative prese direttamente anche da alcuni livelli del Ministero della Difesa, come il pagamento di indennizzo per motivi umanitari alle famiglie dei due pescatori deceduti, alcuni contatti, ci fu molta insistenza da parte del Ministero della Difesa affinché non si portasse un'azione di arbitrato internazionale avanti sinché la Corte Suprema indiana non si fosse espressa sulla questione dell'immunità funzionale. Sappiamo che la Corte Suprema indiana ci mise 8 mesi per esprimersi sulla questione dell'immunità funzionale. Aspettammo che ci fosse una decisione positiva su questo aspetto, che venisse riconosciuta almeno l'immunità funzionale, perché le indicazioni che ci davano gli avvocati, questi grandi avvocati indiani, collegio di difesa indiano in India, erano assolutamente, davano per scontato che poi l'immunità funzionale sarebbe stata riconosciuta, ed è questo il motivo per il quale si tardò tanto ad avviare la procedura di arbitrato obbligatorio, che poi però venne finalmente avviata in quel marzo 2013. Ora, l'intera vicenda non è il caso di ripercorrerla in tutti i dettagli, perché è ampiamente documentata, ne parla questo bellissimo libro, questo libro così incisivo ed efficace, di cui non voglio anticipare nulla perché sarà l'avvocato Mauro Mellini che lo spiegherà e darà alcune osservazioni importanti sui motivi che l'hanno guidato in questa analisi. Ma è chiarissimo che la gestione dell'intera vicenda fu sofferta da parte della Farnesina sicuramente più che da altre amministrazioni direttamente coinvolte, e che quelle possibilità di utilizzare sia nella licenza natalizia del dicembre 2012 sia nella famosa licenza elettorale del febbraio 2013, utilizzare la carta ovvia che gli indiani conoscevano e sapevano che avremmo utilizzato, non avvenne. E la carta era quella di un'attivazione della magistratura con l'assunzione di misure cautelari nei confronti dei due militari una volta che essi fossero sul territorio nazionale. Perché gli indiani sapevano che c'era questa carta e che era estremamente probabile che noi l'avremmo utilizzata? Lo sapevano perché, uno, avevamo fatto inserire in entrambi gli affidavit, sia in quello di novembre che in quello di febbraio, una clausola che il governo italiano si riteneva impegnato a far ritornare unicamente per quello che poteva fare nei propri poteri, nell'ambito dei propri poteri costituzionali, e di conseguenza esulavano, come esulano dai poteri costituzionali, le azioni della magistratura. Quindi una volta che la magistratura
comunque, se avuto in Italia i due uomini, si attivava e gli ritirava il passaporto. Cosa semplicissima. Quindi nell'affidavit c'era già questa clausola accettata e sottoscritta dagli indiani, anche oltre che da noi. L'altro motivo per cui gli indiani erano perfettamente a corrente era che già dall'ottobre-novembre del 2012 la Procura Militare e la Procura Ordinaria di Roma avevano avviato due procedimenti nei confronti dei due soldati e addirittura era stata richiesta all'India la produzione di prove riguardanti quell'incidente attraverso una rogatoria diplomatica. Quindi erano doppiamente consapevoli gli indiani del fatto che questa altissima probabilità di trattenere i due Marò in Italia, una volta che avessero messo piede sul territorio nazionale, si sarebbe verificata. Viste le titubanze che mi trovavo di fronte in quel dicembre 2012, scrissi una lettera che poi per qualche modo è uscita anche sulla stampa, ne ha parlato ripetutamente TG5 e anche altri giornali, una lettera in cui sollecitavo il Presidente del Consiglio a svolgere un'azione di moral suasion nei confronti della magistratura perché i Marò non venissero poi fatti ripartire. E devo dire che questa azione non mi risulta che sia stata svolta. Lo stesso dicasi per l'incredibile voltafaccia di quella seconda metà di marzo, quando all'improvviso, dopo che il governo aveva dichiarato, come ricordate il generale Tramentini, in un comunicato fatto dalla Farnesina a nome del governo l'11 marzo, ma in un altro comunicato ancora più elaborato e più completo, fatto il 18 marzo, anche questi comunicati sono sempre sui siti delle amministrazioni coinvolte, tutti i motivi di natura politica e giuridica che avevano convinto il governo italiano che doveva essere avviato l'arbitrato obbligatorio e fino a una determinazione da parte dei giudici arbitrali del paese, circa il paese che doveva avere la giurisdizione su questa vicenda, i due Marò sarebbero rimasti in Italia fino a che non si fosse avuto a livello internazionale, cioè da un giudice terzo, da un organo terzo, una decisione sull'applicazione della Convenzione del diritto del mare e sulla giurisdizione su quel tipo di incidente. Quindi quando c'è stato lo showdown, quando è stata questa voltafaccia del 21-22 marzo, ho ulteriormente formulato la mia netta contrarietà al Presidente del Consiglio per questa vicenda, dando tutta una serie di indicazioni che in ogni caso l'Italia avrebbe dovuto seguire per garantire l'incolumità, la posizione giuridica e le garanzie dei Marò se il governo effettivamente voleva farli tornare in India, e ho visto in questo episodio purtroppo la dimostrazione, poi ammessa, cose che poi sono state ammesse anche in sede di relazione parlamentare da parte del Presidente del Consiglio, quando poi ha fornito la sua versione dei fatti in Senato il 27 marzo, se non sbaglio, che questo ribaltamento incredibile di posizione il governo l'aveva preso sulla spinta e per influenza di interessi economici, affaristici, assolutamente non chiari e non spiegati, che non sono mai stati spiegati poi realmente all'opinione pubblica e al Parlamento. E allora, quando abbiamo gli appelli al silenzio, quando abbiamo appelli al silenzio a non sollevare questa cosa, a starcene zitti perché potremmo disturbare il manovratore, mi si radica ancora di più nella mente, ma sono convinto perché me lo dicono, che queste considerazioni vengono fatte da tantissimi italiani che seguono questa vicenda e anche all'estero, ne colgo quando viaggio, sono appena tornato da un viaggio in Francia, questa cosa
viene messa in connessione a quell'orrende, a quell'orrendo vulcano di malaffare che è stato scoperchiato proprio in questi giorni a Roma. Perché viene messo in collegamento? Viene messo in collegamento il rapporto nefasto fra malaffare e nostra politica estera e di sicurezza. Signori, non è una fantasia, non è un incubo nel sonno pensare che la politica estera di sicurezza del nostro paese sia condizionata, da interessi. Ci sono interessi legittimi e sono parte dell'interesse nazionale, devono essere valutati in modo molto serio dal governo, dal Parlamento e negli organi di formazione. Poi ci sono gli interessi oscuri che fanno capo a organizzazioni malavitose, a logge coperte, a poteri forti che sono stati denunciati a più riprese anche dal Presidente del Consiglio Renzi, ma ricordo anche il Presidente del Consiglio Monti, in alcune occasioni si riferì ai poteri forti, forse parlavano di poteri forti diversi l'uno dall'altro, ma ne hanno menzionato la gravità nell'influenza sull'azione di governo. E è evidente nel caso dell'immigrazione come è stata gestita in questi ultimi mesi la questione dell'immigrazione in Italia. È una questione che tocca direttamente i nostri interessi di politica estera e di sicurezza, i nostri rapporti con la sponda sud del Mediterraneo e tantissime altre cose. Soprattutto tocca la nostra credibilità in Europa, tocca il modo in cui siamo visti in Europa, perché quante volte abbiamo sentito fonti di governo lamentarsi per il fatto che non viene comunitarizzata la politica dell'immigrazione all'interno dell'Unione Europea. Ora, noi scopriamo che la politica dell'immigrazione, e Dio non voglia magari la stessa operazione Mare Nostrum, è stata gestita come una miniera di lingotti d'oro, perché ogni immigrato, ogni povero disgraziato che veniva salvato dalle acque libiche produceva reddito in un'organizzazione mafiosa che sicuramente avrà fatto tutto il possibile per condizionare, per dare i suoi consigli, le sue spinte, le sue cose, anche per l'aspetto operativo di quanti ne portavamo e quanti ne prendevamo. Queste sono le considerazioni che si sviluppano nelle capitali dei nostri partners quando andiamo, proprio nel momento in cui l'Italia è più debole, deve andare a chiedere aiuto, deve chiedere comprensione nella gestione del patto di stabilità e sulle questioni che toccano interessi diretti e immediati del nostro paese, come la politica dell'immigrazione. Ecco, flashback, quando c'è stato lo showdown dei Marò, io ho avuto la sensazione immediata che questo fosse prodotto, ci poteva solo essere una spiegazione. E la spiegazione era anche nel fatto che mi vennero riferite diverse telefonate precedenti alla riunione del CSIR, del Comitato per la Sicurezza della Repubblica, del 21 marzo, che ribaltò le carte in tavola, tutto un grande agitarsi di personalità del mondo economico, in particolare legate ad alcune forniture, che vedevano come il ritorno dei Marò indispensabile per cercare di calmare gli indiani, che magari se no chissà che cosa potevano tirar fuori, che cosa potevano dire, che conseguenze potevano esserci sul piano di nostre importanti commesse, che poi in realtà erano già svanite come neve al sole, perché erano già impostate su una base che era assolutamente inaccettabile, cioè l'utilizzo di fondi non dichiarati e di aspetti contrattuali che erano molto sepolti. Ecco, tutto questo, quindi il caso di Marò, la gravità del continuare a non voler parlare del caso Marò e di quello che ha generato il caso Marò, anche di fronte ad un vulcano in eruzione che dimostra un collegamento perverso fra malaffare, criminalità e la nostra politica di sicurezza. Questo credo debba essere un tema importante per Difesa Online e per il dibattito di oggi. Grazie.
Dobbiamo affrontare un argomento, abbiamo spunti per i prossimi cinque. Ora, abbiamo l'ammiraglio Lertora, che è un militare dopo una lunga carriera, insomma, ci potrà raccontare quello che dall'interno è stato vissuto dai primi momenti, da quello che si è detto effettivamente nei corridoi o in amicizia tra colleghi, e magari poi quello che invece esternamente è stato dichiarato ufficialmente, perché quando si parla di ambiente militare mi sembra che l'ottimo e abbondante sia ancora una regola. Sì, era una regola, devo dire, di un tempo. Adesso, come dicevamo poco fa, c'è un atteggiamento direi molto, molto diverso, però io credo che nei confronti dei due fucilieri di Marina, voi li chiamate Marò, a me, devo dire, dà anche un po' fastidio, perché Marò è un titolo quasi dispregiativo, che si riferiva ai serpenti. Quando anni fa c'era chi doveva fare le pulizie dei gabinetti, quelli erano i nostri poveri Marò, che erano senza istruzione, poveretti, non per colpa loro evidentemente, ma questi due sottufficiali, nonché fucilieri di Marina, sono altra cosa. Cioè, voglio dire, sono forze speciali, sono forze preparate, addestrate. Io quando li avevo sulla fregata, sul caccia, eccetera, era gente che pensava a due cose soltanto: condizionamento fisico, perché dovevano evidentemente essere pronti, non avere con la pancetta come c'ho io, eccetera, ma soprattutto addestrarsi al combattimento e a sparare. Non erano come i vecchi Marò, che qualcuno ricorda, dice adesso si fa la serie di tiro, allora si mettevano sul ponte di volo, sparavano, questa avveniva ogni 6 mesi, 8 mesi, e c'era il rischio che qualcuno si andasse a sparare pure sui piedi. Siamo lontani anni luce. Questi ragazzi, io li chiamavo perché sono stati alle mie dipendenze fino all'aprile, fine aprile 2009, io comandavo la squadra Cintenav, comando in campo della squadra navale, quindi della flotta, da cui dipendevano e dipendono i fucilieri di Marina, quindi il San Marco, prima reggimento San Marco, poi forza da sbarco con l'Unione della Serenissima, le forze anfibie, diciamo, della nostra difesa, più in generale. Gente che ha sempre manifestato, io ricordo uno dei primi invii nel teatro, nel bacino somalo, comandavo la squadra, agosto 2005, 4 di agosto 2005, quando mandai la prima nave, fregata artigliere, lo ricordo bene perché poi fu dato pure il nome a un poveretto recuperato in uno di quei barconi da 50-60 persone, e c'era pure una donna in stato interessante. Alla fine non avevamo avuto le clearance attraverso il Ministero degli Esteri per approdare, diciamo, l'abbiamo portati a Gibuti. Questa portata a Gibuti ha dato alla luce sto ragazzino che, non so se sarà stato un caso, gli porterà fortuna, speriamo, è stato chiamato artigliere da questa, perché, e con un evento, potrei raccontare molte cose, cioè, avevo imbarcato, il capo servizio sanitario era una ragazza anche molto in gamba, e questa donna qua per quasi una settimana non ha voluto essere assistita da una donna. Noi facemmo, ecco, questi sono dei piccoli errori operativi, gestionali, che capita, e purtroppo alla fine si decise di dargli il nome artigliere. Guarda le cose come cambiano. Ma tornando al valore, poi possiamo parlare anche delle voci di corridoio, però le voci di corridoio purtroppo io non c'ero, posso solo dire ciò che ho sentito, però hanno il valore che hanno, cioè ripeto, io sono stato lì metà 2009, l'evento è occorso il 15 febbraio e
Ho scritto nel frattempo, credo, una cinquantina di articoli perché l'ho seguiti, non solo perché c'era un fatto, io credo, da cittadino normale, ma anche evidentemente perché li conoscevo. Avevo avuto alle dipendenze in periodi non tanto felici, anche il San Marco, mandandolo in, forse ricorderete tutti, gli eventi della base Maestrale, di Beccio, Iraq, Afghanistan. Libano prima, nell'82, non ero io a mandarli, e Libano sono tornati in UNIFIL. Quindi una serie di attività dove San Marco, non, devo dire che ci ha sempre dato delle grosse soddisfazioni, dei grossi ritorni. Io quando andavo alla squadra non ho mai avuto problemi, ma perché? Perché era gente veramente particolare. Credo che si possa dire anche, dopo tutti questi mille, come diceva Termentini, 1024, sì. 24 giorni, cioè al di là del malore, che poi è anche comprensibile, perché dopo 2 anni e spiccioli c'è anche uno stress psicologico, però la tenuta morale di questa gente, e qui non mi dilungo, ma potrei dilungarmi molto, è veramente, cioè oltre alla parte professionale in senso stretto, come ho detto, che questi non avrebbero mai, secondo me, e non perché voglio perorare la causa dell'innocenza, ma conoscendoli, avendo avuto un'esperienza di lustri nell'impiego di questa gente, io ho difficoltà a comprendere come questi non si siano attenuti a delle regole di ingaggio, abbiano sparato in maniera un po' così a piffero, quando invece sono i maestri voglio dire, diciamo, dell'artiglieria, va in senso più lato. Quindi non ci credo, non ho mai creduto che fossero coinvolti in quell'evento. L'ho scritto, qualcuno mi ha detto che, vabbè, ognuno. Prima dicevamo con l'ambasciatore, certo, ci sono dei partigiani più o meno indigeni, indigeni nel senso che sono italiani, ma che vivono da quelle parti, che hanno scritto di tutto e di più contro, dichiarandoli già assassini, scritto, cioè non fino a prova contraria, lo Stato nostro, la nostra nazione è uno Stato di diritto che dice fino a prova contraria, fino a che non mi dimostri che è così. Io non posso dire il contrario, ma conoscendoli e avendoli avuti, da ripeto, in servizio per anni e anche in condizioni molto particolari, perché noi le prime volte che mandavamo questi ragazzi a fare il contrasto della pirateria, non solo la protezione degli equipaggi, che sono due cose diverse, lo si capisce molto bene. Contrastare vuol dire anche cercare di acchiappare i mariuoli e tenerli a bordo. Io dicevo i primi tempi, e poi ho dovuto incontrarmi con due procuratori, il militare e il civile, invitandoli a colazione per capire e vedere di sanare anche dei buchi giuridici. Perché? Perché all'inizio noi non sapevamo. Parlo del 2005, come trattare questi, cioè nel caso avessimo fatto dei, tra virgolette, prigionieri. Il fermo oltre le 48 ore, secondo la legge italiana, non era previsto che noi potessimo tenerli, se non, come è successo ad alcune navi francesi, inglesi, catturati e poi l'hanno riportati sulla spiaggia. Perché? Perché non era previsto nel loro ordinamento così come nel nostro, e lì a fine 2008 noi coprimmo questo buco giuridico con, prima dicevamo, un'invenzione banale, col telefonino e la videoconferenza, e fu riconosciuto a fine 2008 con un provvedimento che rientrava nell'autorizzazione del fuori area dell'anno successivo, del 2009, la possibilità di usare una videoconferenza con questi eventuali sciagurati che avessimo recuperato per evitare di mettere il comandante nelle canne, perché altrimenti sarebbe stato costretto dopo 48 ore a rilasciarli sulla spiaggia perché non potevano essere
ovviamente fermato. È quello che succede. Nel 92 è successo questo, insomma. Esatto. Allora, quindi i problemi non hanno mai dato un problema, voglio dire, ecco, anche di approccio alla... Io parlavo con la senatrice Contini, che è un'amica, eccetera, quando lei era il governatore di Dicar, giù dopo Nassiriya, dopo il nefasto evento di Nassiriya, lei mi chiama e dice: no, tu non mi devi togliere quelli del San Marco. E in diverse occasioni, devo dire, c'è stata una protezione di un certo tipo, perché la regione non è che fosse così tranquilla, lo vediamo anche adesso, ma anche allora, parlo di quegli anni, 2005, dopo i due anni degli occupanti del 2003, era una situazione, quindi si sono sempre, voglio dire, hanno sempre messo in atto quella, secondo me, quella professionalità, ma anche quell'equilibrio, non da soldato Yankee che va e fa il guerrafondaio con il pugnale fra i denti. Hanno sempre, credo come tutti i nostri soldati, cercato di fare il loro mestiere in maniera assolutamente efficace, perché abbiamo sempre avuto dei ritorni estremamente efficaci, e con, però per averli bisogna avere anche la tutela dei capi, perché se manca quella, se manca la tutela, quel rapporto, come posso dire, di stima da parte dei capi, cosa che questo evento ha certamente prodotto, è inutile che ci nascondiamo dietro un dito, una certa incrinatura al di là della tenuta morale, della statura di questi due ragazzi, l'ha provocato, non ci sono dubbi. Io credo che loro, nonostante questo, continuino a dimostrare, e di questo credo che siamo tutti orgogliosi, non solo anche il campo che l'ha avuti a suo tempo, e quello che fa più dispiacere è vedere come ha sottolineato e ben evidenziato, nel senso che l'ambasciatore l'ha vissuto in prima persona, ecco, gli eventi, questi sbandamenti della green light a entrare, a non entrare. Io credo che ipotesi ne siano state fatte tante. Io però rimango dell'idea che in ogni caso anche la manifestazione d'ingresso è stata una qualche manifestazione, dice, non abbiamo nulla da temere. Forse, mi auguro che la decisione sia stata presa in quell'ottica, dice, ma noi non c'entriamo un piffero. Loro avevano avuto un incontro alla mattina con, mi pare, 5-6 ore di differenza. Avevano fatto il rapportino a Cinquecento, come previsto dalle norme, perché il link diretto è con la sala operativa del comando squadra di Santa Rosa. Dopodiché non era quindi quando gli hanno detto, dice, ma tu devi entrare adesso, al di là delle decisioni che dovevano far capo secondo un coordinamento, come ha ben evidenziato il ministro Terzi, cioè non sono quisquiglie, sono cose, non è che uno va a comprare il chilo di verdura e ti dà la risposta immediata, devi avere una situazione di un certo tipo e quindi decidere di conseguenza, sì, in maniera abbastanza rapida, perché i tempi non c'erano, ma sapendo chi è avendo le varie informazioni a contorno, quelle giuste. Quindi io nei corridoi mi inventerei delle cose, ne ho sentite di cotte e di crude, ho sentito le telefonate andate in un senso, telefonate tornate dall'altra, conflitto con mi riferisco all'ingresso, con Confitarma, posizioni della difesa abbastanza vaghe, devo dire. Dobbiamo anche dire che la difesa nella sua interezza poi ha deciso su questo, sulla green light per l'ingresso, perché Cinquecento si riferisce poi al capo di Stato Maggiore, in quell'occasione mi pare che ci fosse pure una videoconferenza dei comandi di vertice in cui
tutti hanno dato loro nulla contro, compreso il capo di Stato Maggiore della Difesa pro tempore, attraverso il COI, Comando Operativo Interforze. Quindi io dico, col senno di poi era assolutamente condivisibile dietro, e anche con un po' di, come dire, di spirito machiavellico, io lo dico da uomo della strada, adesso non da anti-cap, era sicuramente dire, prendiamoci un po' di tempo, valutiamo e quindi ne parliamo dall'ingresso. Quello che invece secondo me è stato un caporetto è stato il famoso rientro. Mi hanno colpito le parole, ma io ho scritto in questo senso senza sapere, senza avere cognizione puntuale di causa, ne ho ovviamente, sono sempre molto in contatto anche con la Marina, però ho sempre avuto il dubbio, ora con ulteriori conforti, che gli indiani avessero mandato i due per fare, i due sottufficiali, per espletare il voto, anche per loro, tra virgolette, è una questione di opportunità, ma di convenienza, perché loro avrebbero potuto tranquillamente votare in ambasciata, come hanno fatto le navi che erano da quelle parti, con tutti i marinai. Quindi non c'era nessun bisogno. C'era una strategia che poi non è stata più messa a punto, che è quella che ha appena evidenziato il Ministro. Cioè loro rientrano, io farò tutto il possibile, ma in maniera corretta, non di sottobanco, ma evidentemente tornando in Italia, ed essendoci una magistratura che avrebbe dovuto bloccare, ritirare il passaporto, anche perché ritornavano in un paese, come è stato evidenziato, dove vigeva il suo ACT e la pena di morte. È inutile che andiamo a batterci a New York, al Palazzo dell'ONU, per la moratoria della pena di morte, se poi siamo i primi a venir meno, voglio dire, rimandando sti poveretti in India. Quindi questo è stato l'evento, cioè al di là degli errori che possono... io li ho chiamati, e qualcuno si è rinzelato, i peccati originali di cui qualcuno dovrà rispondere con un'inchiesta seria, perché il fatto di aver fatto entrare la nave è stata una cosa un po' raffazzonata, un po' approssimativa, diciamo, in termini valutativi del rischio. Il 22 di marzo è stato un caporetto, ed è stato un caporetto dove si è messo sullo stesso piatto, secondo me, il valore di certi poteri industriali, io non li voglio chiamare poteri forti, possono essere di ogni tipo comunque, con il valore di due soldati che sono figli di questa Italia. E soprattutto, io mi sono molto meravigliato, ho scritto anche una petizione al Presidente della Repubblica, in quanto comandante in capo delle forze, una petizione, c'è parecchio, se andate su Libero Reporter. Qualcosa che è stato anche... Allora, però quello che voglio dire è che ognuno poi si deve prendere le proprie responsabilità. Io da comandante in capo della squadra me le sono prese, va bene, a tutti i livelli. Allora, anche a livello, credo, politico e soprattutto come figura non solo di un proprio cittadino, non solo di due propri cittadini, non solo di cittadini con le stellette comandati non a fare la vacanza alle Seychelles, ma a fare un dovere, e poi si può discutere quanto fosse giusto, corretto, l'ordine, non mi interessa. Loro hanno eseguito sicuramente gli ordini. Ci sono mille dubbi, ma l'avvocato ce li dirà, ce li chiarirà sicuramente, dalla posizione, dalla perizia balistica, che farebbero sorridere, nel senso che sono prese in giro totali, se non fosse che sono di mezzo questi due ragazzi, quindi è una tragedia. Questo, ma altrimenti ci sono tanti
holes, tanti black holes dall'inizio della vicenda, arrivare ad oggi con dei comportamenti inaccettabili, inaccettabili a diversi livelli, che io rimango dell'idea che, se non altro, questi due poveretti, che adesso poi avranno, ci sarà il da fare, non so come, uno può poi ipotizzare, per riuscire a cavarli da quella situazione, ma non sarà certo facile, a meno che qualcuno non tiri fuori gli attributi e dia un ordine. Ho finito, potrei continuare. Un commento che spesso, sì, è venuto da suoi colleghi della Marina, sì, tra i corridoi, insomma, e da parte di tanti, è stato: non so se io, nelle stesse condizioni, dopo 3 anni, avrei saputo mantenere la stessa compostezza di quei due ragazzi. Lei ci sarebbe riuscito? Non lo so, è facile a dirsi, ma sicuramente stare, cioè essere in una situazione dove intanto non ci sono ancora dei capi di accusa specifici, intanto non c'è, mi pare, meno male che non c'è stato un processo. In quelle condizioni cioè è molto più pesante stare, tra l'altro, con una sorta di acrimonia popolare. Non dimentichiamoci, quando c'è stata le votazioni per nel Kerala, con tutto quel tantam sulla Sonia Gandhi, sì, che favoriva, non favoriva. Adesso abbiamo visto Modi, che col nostro presidente del Consiglio non è manco riuscito a parlarci in Australia. No, avevo capito male. Un caffè. Un mese prima, gli ha detto: il processo si farà in India, certo, perché noi lo facciamo in maniera equa. Non è stato ribattuto. Allora, da una parte diciamo che il diritto internazionale, che è evidente, e l'immunità speciale dovrebbero fare premio su questa vicenda. Dall'altra non riusciamo a dire, a manifestare, non pizzette e tartine, ma nelle sedi opportune, con denunce specifiche, e non senza accettare. La ministra Pinotti ultimamente ha detto una cosa che era ovvia, ma finalmente è stato detto: secondo il diritto internazionale la nave era in acqua internazionale e dobbiamo processarle noi. Questo risale a febbraio-marzo scorso. Allora, però, vuole anche dire che quelle cose che non sono state fatte prima, andando su percorsi assolutamente vagotonici da un punto di vista di gestione della cosa, a parte la strategia messa in atto, però lì è mancata la magistratura all'epoca del ministro Terzi, vuol dire che la gente in genere, non dico i ben pensanti, lo vedono come un fatto molto lontano, molto, questi due fucilieri. Loro hanno avuto una tenuta straordinaria, ma chi rimane 2 anni, 2 anni e mezzo appeso? Uno deve sapere di che morte morire, anche in combattimento. Sì, io devo andare là e ho l'elevata probabilità di lasciarci la buccia. Lasciarli così appesi, infatti, non a caso il La Torre, poveraccio, che passano controlli annuali, semestrali, passano controlli fisici, può sempre capitare, i nostri controlli sono corretti, ma allora dopo 2 anni di quel tipo di detenzione, che qualcuno ha detto meno male che gli portano gli spaghetti in ambasciata, io gli avrei tirato dietro, non dico cosa, ma... Cioè, hanno una tenuta veramente straordinaria, che io non credevo che l'avessero, devo dire onestamente, perché 2 anni e mezzo di un mantenimento, ma anche tra l'altro di una correttezza, di una adesione a degli ordini, i carabinieri obbedir tacendo, la Marina un po' meno, le altre forze armate una ticchia di meno.
questi hanno continuato, almeno apparentemente, mi lasci passare questo termine perché ci sarebbe da discutere anche molto, con una tenuta, io dico, straordinaria, che fa onore sicuramente a loro, fa onore anche alla forza da sbarco, al reggimento, proprio per questa tenuta che non è usuale, credo che non sia comune, per rispondere alla sua domanda. Beh, io non l'avrei avuta dopo tutto questo tempo. L'ho detto anch'io questo, infra le righe, è difficilissimo, cioè essere all'estero, essere pending, essere continuamente soggetto a targherie. Ma lo sa la prima cosa, l'Indu, quando uscì uno dei primi articoli sull'Indu, che a me fece imbestialire, scrisse un articolo solo per questa frase, l'Indu arrivò a dire che questi due sono assassini, vanno giustiziati, e che purtroppo questa è l'abitudine degli italiani, che quando si trovano in difficoltà si ridossano nel porto, come facevano le navi durante la Seconda Guerra Mondiale, le navi italiane, e che dovevano essere liberate. Cioè, Hitler doveva venire delle cose di una sciocchezza incredibile, no? Però voglio dire, in un'atmosfera di questo tipo, questi soggetti lontani con un processo pending, ce n'è voluta, perché io mi auguro che non ci siano altre ripercussioni anche sul piano fisico, psicologico prima di tutto, io credo. Però quindi evviva loro, perché ci hanno avuto veramente, al di là di questa defaianza, che speriamo che sia solo un fatto singolo, un episodio e basta. Miraglio ha parlato della buona fede con cui sono rientrati in porto appena richiesto dalle autorità indiane. Invece l'avvocato Mellini nel suo libro sintetizza molto bene tutta la vicenda e sottolinea quanto invece fosse sembrata quasi una mandragata, mettiamo tra virgolette, la furbata delle autorità portuali indiane nel richiamare. Sì, ma direi che potrei fare utilmente per gli ascoltatori, per la gente, per gli italiani, la storia di questo libro, perché la storia di questo libro è in sostanza la storia degli italiani di fronte a questo caso. Io sono un ignorante di strategia marittima, anche se da piccolo dicevo che da grande volevo fare l'ammiraglio, però da grande non ho comandato altro che il gommone con cui andavo a fare la pesca subacquea, un po' poco mi pare, o da avvocato non mi sono mai particolarmente occupato né di diritto internazionale né di diritto della navigazione, non ci capivo niente. Quindi, come credo la maggior parte degli italiani, che di fronte a questo caso hanno inteso che c'erano dei nostri connazionali qualcuno voleva fare la pelle, e poi questa era la sostanza, appena di morte, non appena di morte, così. E allora mi è venuta la curiosità, pensando di dover fare un libro di chiarimento di questioni soprattutto giuridiche. Mi sono trovato di fronte a delle situazioni paradossali, grottesche. C'è qua la copertina, io non sono un grafico, ma ho dato io l'indicazione, e questi nostri marò e il mercato e i mercanti, no? Lo dico senza timore che questo mi comporti un'imputazione di vilipendio nei confronti del principale mercante, perché sensibile, che si ricevano come due trionfatori di una battaglia vinta, i due marò, Aquilinale,
cosa che non è stata fatta nemmeno durante la pena, eroi riconosciuti come tali della nostra Marina, non lo so se ci sono precedenti. E poi un bel giorno dice, adesso vi andate là perché, dice la mia amica, e penso con orrore che cosa significhi stare a contatto di gomito per anni e poi sentire che la persona con la quale si sta a contatto di gomito, con me, con pianto Franco De Casaldo, cioè sì, ma non è provato che siano innocenti. E li abbiamo rimandati. Quindi, e questo nell'intento, credo, di compiacere, di indorare la pillola per il nostro Presidente della Repubblica, al quale con questo si diceva, tu hai commesso una grossa sciocchezza perché delle persone da rimandare là per farsi processare perché non è provato che sono innocenti, perché è il caso che si accertino là se sono colpevoli o meno, li hai ricevuti come trionfatori. Una cosa che avrebbe dovuto, non dico che la nostra Presidenza della Repubblica è una situazione un po' particolare, con un Presidente semi-giubilato, non abbiamo capito bene adesso qual è la sua situazione, ma comunque una cosa che fa viva impressione. Con un Ministro in pectore del Presidente della Repubblica, che lo avrebbe voluto Ministro degli Esteri, il luogo della Mogherini, o diciamo il luogo della Mogherini, non era difficile trovare qualcuno che potesse sostituire, ma invece che pare che il Napolitano, che qua non è nelle sue funzioni quella di scegliere i ministri, volesse Lapo Pistelli. Ora non è colpa sua se si chiama Lapo, ma è colpa sua se dichiara che poi tutto sommato quel certo ministro Terzi che voleva chiudere in bellezza la sua attività, niente meno, liberando i Guarò, e che invece lo dice con soddisfazione. Una cosa vergognosa questa. Quelle dichiarazioni di Lapo Pistelli, di soddisfazione per il fallimento dell'operazione, perché l'ha fatta Terzi, è una cosa vergognosa che dice che il nostro paese purtroppo sia i poteri forti, certo, i ministri degli esteri dei nostri paesi non si sono mai fossero. Una volta era Leni, ma almeno si sapeva che era Leni, ma oggi non si sa più. E che dice, beh, vabbè, ma però provvediamo, ci mettiamo d'accordo con gli italiani, gli facciamo dare non più di 7 anni di reclusione, e vengono a scontarselo in Italia, che altro vogliono questi non piscati. Questa è la dichiarazione di quello che il Presidente della Repubblica, considerando che queste dichiarazioni le faceva all'indomani, certo del rinvio in India, ma all'indomani anche del ricevimento trionfale in Quirinale, per cui un Presidente della Repubblica, che non era poi praticamente un giurista, insomma, siamo a, non so perché no, ma insomma, dietro i polizieri, se passa da queste parti, perché della carcerazione, no, scusate l'espressione, non è un linguaggio molto. No, ma fa capire. Ma insomma, questa è. Non passi vicino al Quirinale, e invece questo lo voleva. Al posto che, ora, non credo che sia molto difficile trovare un ministro degli esteri migliore dell'attuale, ma insomma, che fosse proprio Lapo Pistelli, mi pare che il primo a doversene dolere l'idea doveva essere il Presidente della Repubblica. Questo per dire che gli aspetti grotteschi della questione, noi siamo al grottesco della questione, non sono mancati. L'operazione
messa a punto da quello che è stato uno dei pochissimi ministri degli esteri che abbiamo avuto, che l'abbiamo qua presente, dal quale il presidente Monti non ha saputo dire altro che le sue dimissioni erano irrituali, perché era già dimissionario il governo. Oddio, ha aggiunto anche altre cose non molto simpatiche. Saranno stati irrituali, ma insomma molto più irrituale era il fatto che un governo dimissionario si rimangiasse le dichiarazioni e le decisioni prese quando era nel pieno delle sue funzioni e delle sue facoltà costituzionali. E quindi diciamo che dell'operazione messa in atto con maestria da Terzi, non dico perché è presente, ma perché io credo che sia palese che era stata condotta con tale maestria da aver convinto gli indiani a starci. Gli indiani ci stavano. Perché anche un imbecille, che credo che anche Lapo Pistelli, ministro dell'India, avrebbe capito che quella formulazione nei limiti delle sue facoltà costituzionali, direi che forse un errore può aver commesso il nostro ministro degli esteri. L'ambasciatore Terzi è quello che aveva avuto fiducia nel magistratore. E di avere pensato che una sollecitazione alla magistratura potesse portare a un gesto di collaborazione della magistratura, che è un potere dello Stato, che di fronte a interessi che sono dello Stato, della nazione, della gente italiana, e dovrebbe farsi una magistratura italiana, oddio, forse ci possiamo aspettare che faccia un processo per la fantasia Stato-India. Beh, hanno fatto un processo Stato-mafia in cui viene imputato il governo italiano di avere tentato di subire il ricatto della mafia, perché questa è la realtà del processo di Palermo, che nessuno cerca di capire, che vuole capire quale sia la sostanza vera. E la magistratura c'era in realtà poco da sperare. La magistratura militare forse avrebbe avuto maggiori buona disponibilità, non ci sarebbero offesi di fronte a un intervento del governo, che però ha formulato quel capo di imputazione che mi fa venire i brividi, perché mi fa ridere da una parte e ridere di fronte a questi fatti. L'idea della dispersione, l'imputazione di dispersione materiale militare, perché fa pensare che questi sono imputati di aver sparato in aria, disperdendo le pallottole. Hanno sciupato il vero. E perché io ci ho studiato sopra, io tra l'altro sono ignorante, ma insomma quando ero alla Camera ero l'unico che capiva qualche cosa di diritto penale militare, e quando fu fatto il nuovo codice di procedura penale, e un giurista qual era Vassalli, persona che oggi non sappiamo più manco l'idea del tipo di giuristi come lui, io faceva desiderare con padre ancora, il quale mi disse: ma il codice penale militare dove lo lasciamo? Dice: perché? Perché l'articolo 6 dice che bisogna adeguare, c'è il libro terzo del codice penale militare, della procedura penale militare, che dice che dove non applicabile, applicabile quello ordinario, come lo mettiamo? Già è vero, beh, ci penseremo. Poi non ci ha pensato nessuno, si sono inventati oggi la procedura. Lo dico a lei, oggi la giustizia penale militare italiana funziona
con organismi che non sono previsti dalla legge, perché il GIP militare non c'è legge che dica che è stato istituito il GIP militare. Lo hanno fatto perché quando andammo a tentare, io che dicevo che volevo introdurre una norma che desse delega al governo di farlo, quindi con ampia cosa, dice no, questo non so perché, chiusero la partita e non hanno fatto in questo modo. Vabbè, detto caso, una domanda, vista la sua grande esperienza giuridica, è stato anche membro del CSM, e quindi sicuramente lasciamo perdere, potrà... lasciamo perdere, perché se cominciamo a parlare di queste cose prima di tutto andiamo fuori strada. No, e poi dovrei parlare molto a lungo, cosa che non voglio provare. E se può darmi una risposta in 10 parole, perché quando si è trattato del caso tanti anni fa Ocalan, un personaggio che poteva essere estradato in un paese che prevedeva la pena di morte, e in quel caso intervenì la magistratura per bloccare, ma guarda, dicendo che l'Italia non può estradare. I casi erano molto diversi, questa non era... In realtà non sono stati estradati, no? C'è qualche cosa di simile. Io potevo considerare una magistratura a questo, perché io sono stato il primo che ha discusso avanti alla Corte Costituzionale che se ne lavò le mani, che cominciava allora il tipo di sentenza di quel tipo della Corte Costituzionale, adesso credo che siamo arrivati a dove. C'era la questione, non mi ricordo bene come si chiamava, un cittadino francese di cui si chiedeva l'estradizione, imputato di rapina a mano armata, per la quale il codice penale, allora ancora vigente del 1805 di Napoleone, era prevista la pena di morte, non per l'omicidio a scopo di rapina. La Corte Costituzionale dice, ma facciamo la raccomandazione. Poi si tornò su un caso in cui gli Stati Uniti diedero fu estradato un cittadino degli Stati Uniti avendo ottenuto la raccomandazione, e lo Stato che doveva fare la Segreteria di Stato dice, e chi è la Segreteria di Stato? Qui siamo nello Stato del Texas. Se no non li conosciamo, per dire come ci sono le nostre. E con questo, scusate perché qui ci sto andando un po' di palo in frasca, il Kerala ha certamente è stato già ricordato il linciaggio morale dei nostri militari fatti dalla stampa del Kerala. Il Kerala è lo stato, credo, più popoloso dell'India e il più povero. Nessuno se ne ricorda di voi, perché per vostra fortuna siete tutti molto più giovani di me. Ma io ricordo quando negli anni 60, mi pare, scoppiò lo scandalo delle suore del Kerala. Non c'era il mercato di Maroma, c'era il mercato delle bambine, delle suorine del Kerala, che venivano comprate per essere avviate. Al chiostro, come si diceva una volta, e comunque venire a fare poi più in Italia cose molto pregevoli, certo, ma scoppiò una... Questo per dire, e infatti una cosa che nessuno ha notato è che il proprietario del peschereccio e i morti, che poi abbiamo visto famiglie, erano cattolici. È un paese. Cremati il giorno dopo. Eh? Cremati il giorno dopo, ancorché cattolici. Anche quello. E ha fondato il peschereccio. Quindi c'era una serie di questioni che mi hanno profondamente colpito. Ho parlato forse troppo a lungo e vorrei concludere con un aspetto. Qui ho parlato del mercato dei Marò. E è stato ricordato molto opportunamente l'effetto deleterio che sicuramente questo episodio, questa vergognosa forma di
mercanteggiamento, perché si può comprare e vendere senza mercanteggiare sulla pubblica piazza in un modo così vergognoso. Il tradimento dei Marò, portati al Quirinale in trionfo, ci è mancato poco perché non c'era più la biga del trionfo romano, ma per il resto il trionfo successivamente ci sono stati, portati al Quirinale, il giorno appresso, ritornate con Di Paola che mi fa spiegare, ma tornate intanto tra una decina di giorni, cosa vergognosa. Credo che abbia avuto un effetto deleterio. Bene, io ho tentato di mettere a punto qua, ma con la preoccupazione di non tediare un lettore che non è presumibilmente più informato, diciamo, di quello che ero io quando ho cominciato a occuparmi di questa storia. Non è un libro questo, ma la storia della difesa diretta delle navi è un problema che non è solo italiano. Quello che non siamo stati capaci di fare è di rappresentare al mondo, alle grandi potenze navali, alla stessa Cina che ha una flotta imponente, al Giappone, ai paesi europei, alla Russia, che hanno gli stessi problemi e che risolvono, che hanno il problema della difesa, lo risolvono con la difesa privata, ma oggi la difesa privata delle navi dagli atti di pirateria comporta la necessità di affrontare problemi giuridici che questo forse il ministro Terzi che mi può dare di diritto internazionale, però qui c'è il diritto internazionale, però c'è quello che io definisco un cavillo, ma che è una questione pericolosa, che è contenuta nella sentenza della Corte Suprema indiana, la quale sostiene, dice sì, acqua internazionale, però il delitto è avvenuto su una nave indiana. Perché è avvenuto su una nave indiana? Perché i morti sono su una nave indiana. Prendiamo il codice penale italiano e nel codice penale c'è scritto che il reato di omicidio è commesso nel luogo in cui è commesso l'azione, quello da cui si spara. Però in altri paesi, lo Stato di Nuova York, per esempio, non ho inteso dire, parlo, quindi forse di quanto sciocchezza. Certo, anche se non lo sapeva io, qualche altro stato c'è, perché era una norma di nemmeno di diritto internazionale privato, di diritto penale e di procedura penale che è discutibile. E allora è concepibile una difesa armata e dicendo sì, il territorio. Se il territorio galleggiante si applica il diritto di bandiera, e sì, ma se partiamo dal principio che sia discutibile se l'omicidio è commesso dove si spara o dove arriva la pallottola, qui salta per aria tutto. E salta per aria, certo, la funzione dei Marò viene esposta a rischi forse non previsti, che sarebbe stato possibile con un approfondimento affrontare. Ma salta per aria la difesa da parte di tutti gli altri paesi. L'hanno capito o non l'hanno capito? Certo, se la nave cisterna americana su cui, dalla quale si è sparata, una nave considerata mercantile, non era una nave da guerra, pur appartenendo alla Marina degli Stati Uniti, si è sparato, si sono uccisi dei pescatori indiani, i quali evidentemente non ti abbattono molto da vicino,
e compagnia Alberto. Grazie. E vabbè, io vi chiedo scusa, ma fra 10 minuti ci mandano via, quindi dovremo chiudere. Ho fatto bene a ricordarmelo, perché io purtroppo anche no. Se non fosse la Marina degli Stati Uniti, un po' difficile che siano andati via su Marò. Se l'avessero catturato, quindi avrebbero mandato gli altri Marò a liberarli, perché questo se lo possono permettere gli Stati Uniti. Assolutamente. Io direi che la situazione ormai è diventata tragica. Perché? Perché col fallimento procurato, e non il fallimento, ma la rinuncia a Valerci, il tradimento dell'operazione Terci, oggi è diventato impossibile ripeterla, proprio per il fatto che uno dei due è venuto in Italia. Quando è andato il capo di Stato Maggiore della Marina, con il ministro degli esteri, Terricevello, bene, e abbiamo inteso dichiarazioni, beh, metà della cosa è fatta, ma metà della cosa è fatta. Si è creata una situazione peggiore. Qualunque imbecille, che non sia un attuale ministro, diciamo, cose perché capisce. Avvocato, la ringrazio, ma dobbiamo tirare le conclusioni. Concludo, vi dico, ho scritto questo libro come contributo a una battaglia. Spero che valga qualche cosa, che qualcuno se ne valga. L'ho letto, ne sono sicuro. Una sola parola, perché vorrei che non ci fossero margini di dubbio. Un lavoro pregevolissimo, soprattutto gli aspetti anche di legislazione italiana, di codice militare, e tutte le considerazioni dell'avvocato, che volevo ancora congratulare per l'eccellente lavoro, veramente molto significativo. L'aspetto della giurisdizione è stato valutato da più importanti internazionalisti che abbiamo in Italia quando abbiamo deciso quella famosa impostazione del marzo 2013, prima. E l'aspetto della giurisdizione viene ritenuto, è sempre stato ritenuto da parte italiana come fuori discussione, ben consapevoli che l'incidente è avvenuto a danno di pescatori che si trovavano su un natante di bandiera indiana, certo. Peraltro in acque contigue, non acque territoriali. Io sostengo che è assurda qualunque altra situazione. Avvocato, questo aspetto, secondo la Convenzione del diritto del mare, articoli 52, 54, 93, eccetera, è pacifico, secondo i migliori giuristi italiani, che dia preminenza alla giurisdizione italiana, anche se ne hanno fatto le spese due pescatori indiani, perché si trattava di azioni in acque internazionali, perché un vecchio diritto degli anni 20 che riguardava un incidente precedente fra una nave francese e una nave turca era stato regolato in modo diverso, ma prima che entrasse in vigore la giurisdizione sul diritto del mare. Quindi questo volevo semplicemente dare questo piccolo chiarimento per dire. Il problema non è in relazione all'incidente, il problema è rispetto al fatto. La Corte indiana dice sì, ma infatti, che è poi il motivo per il quale sottraggono la giurisdizione al Kerala e la assumono, perché dice è avvenuto l'omicidio si è consumato su una nave battente bandiera indiana. Sì, ma è una decisione forzata. Termini di interesse nazionale che sicuramente non sarebbe convalidata da un arbitro internazionale. Vi chiedo scusa, ma dobbiamo tirare le conclusioni. Generale Termentini, lei ha intervistato un manager indiano e abbiamo pubblicato questa bellissima intervista, e questa particolare intervista ieri sul giornale. Ci sono degli aspetti che confermano in effetti quello che ha raccontato l'ambasciatore e soprattutto l'ammiraglio, questa volontà indiana di
Sicuramente sì. Il mister Hari Iyengar, un manager di origine indiana, al quale ho proposto 5 domande, salto per brevità di entrare nei dettagli, ma dico quello che mi ha risposto. Gli ho chiesto se il pensiero dell'India, quando ce li ha rimandati, fosse quello di dire all'Italia teneteveli. Lui mi ha risposto: gli indiani in attesa di giudizio non hanno nemmeno il permesso di andare al funerale della propria madre. L'Italia, l'India ve li ha mandati in vacanza natalizia. All'altra domanda, in cui chiedevo sempre alla stessa persona se quanto dichiarato da Modi in Birmania sul fatto che l'India dovesse applicare il diritto internazionale nei casi di pirateria, il signor Hari mi risponde: è un messaggio che Modi ha mandato al mondo intero. L'Italia è sul mondo o sulla luna? All'ultima domanda, nella quale gli chiedo se un contatto, un approccio diretto del nostro Presidente della Repubblica, che ha l'alto onore di essere capo delle forze armate per mandato costituzionale, lui mi risponde che se il Presidente Napolitano, verso la fine del suo mandato, facesse uno sforzo molto speciale, magari una visita a Delhi, su questo preciso argomento, l'India terrebbe in alta considerazione questo gesto. Io ho scritto nel tempo 3 lettere al Presidente della Repubblica invocando un suo intervento come capo delle forze armate. Ritengo doveroso per qualsiasi comandante, o sbaglio? Non ho né visto l'intervento né tantomeno ricevuto risposta. Grazie. Io ho avuto un po' di stizza. Lui si è rivolto allo stizza dopo tutte le proposte. Prima di arrivare velocissimamente alle conclusioni, c'era sempre, avevamo lasciato delle domande al pubblico. C'è qualcuno che vuole intervenire o chiedere qualcosa ai nostri relatori? Questa è un'ipotesi che ho formulato peregrina, credo anche nella pagina del gruppo. Leggendo tra le righe e dalle dichiarazioni dell'ambasciatore Terzi, in particolare quello che ha detto al tribunale Dreyfus, si ha l'impressione che oltre a presunti interessi vi sia stato una sorta di mobbing. Mi sembra che anche oggi è venuto fuori, ma dire: ma lasciamo all'ambasciatore Terzi il successo di questa operazione, allora è meglio sacrificare i due Merò ed evitare che l'ambasciatore Terzi se ne prenda merito. È un'interpretazione troppo fuori dalle righe, o forse, come diceva il buon Giulio Andreotti, a pensar male si fa peccato, ma alla fine ci si indovina? La ringrazio lì, per quanto ci possano essere delle concorrenzialità e rivalità fra membri di una compagine di governo, mi sembrerebbe andare veramente molto al di là di quello che anche nella vita reale, anche nelle situazioni più tristi e penose come questa, può accadere. No, il fatto che io credo che i ministri che hanno prima di tutto il ministro o i pochi ministri che hanno pensato che fosse più importante proteggere alcuni, peraltro, come ripeto, non chiari interessi economici, piuttosto che non la dignità delle forze armate e la sicurezza dei nostri Marò, che fossero più importanti gli interessi economici, credo che siano stati ascoltati molto di più di altri ministri, a partire da sottoscritto, ma anche il ministro Di Paola, che era stato con me, e anche il ministro Severino. Eravamo stati tutti fino a quel momento assolutamente determinati e ascoltati per trattenere
i due fucilieri di Marina. Quindi è stato piuttosto una sottovalutazione gravissima del danno anche che si faceva sul piano internazionale all'Italia. Per questo problema che c'è stata veramente una sottovalutazione da parte di quelli che hanno insistito per rimandare i due fucilieri di Marina, una completa sottovalutazione della dimensione di politica estera e di sicurezza che questo episodio aveva. Ma lei crede, ingegnere, che quelli che sono stati all'origine di questa vicenda abbiano capito il danno che è stato fatto? No. C'è ancora un personaggio che adesso fa un grande progetto politico che ritiene la risposta su questo punto è: ma l'Italia doveva rispettare gli impegni presi con l'affidavit. Questa è la spiegazione. Cioè non ha capito nulla di quello che è avvenuto, pur essendo parte di quel comitato per la sicurezza della Repubblica che si è riunito con lui o con i suoi rappresentanti per tutto il percorso di questa operazione, dando alla decisione dei Marò un carattere di collegialità. Vorrei mezza parola su quello che ha detto l'ambasciatore Terzi. Quel famoso 26 marzo in Parlamento l'ambasciatore Terzi ha avuto il coraggio di dimettersi, il senso dello Stato di dimettersi. Un ammiraglio ha avuto il coraggio di dichiarare pubblicamente che non si dimetteva perché non abbandonava una nave che era la deriva, perché di lì a tre giorni l'ha abbandonata due volte. Di lì a tre giorni, e lo ha detto dopo aver abbandonato i suoi uomini in mani ostili, e si è preparato il futuro. È stato nominato vicepresidente di una importantissima banca americana. Come persona lista. Un altro ministro che ha influito nelle decisioni del presidente Monti si sta creando un partito, un futuro politico. Quello che aveva dato le dimissioni per crearsi un futuro politico sta combattendo per il Marocco. Grazie ambasciatore. Posso fare una domanda? Prego. Sì, sono, penso che mi conosciate, sono il comandante Colombo, delegato del Cocer Marina, quindi abbiamo seguito dall'inizio questa vicenda in maniera molto attenta. Lo dico in maniera un pochettino sarcastica, ma davvero vi meravigliate di quello che è successo? Io ve lo dico da stando dentro le istituzioni e guardando anche da cittadino. Le forze armate in questo paese sono sempre state sopportate. I vertici delle forze armate non sono mai riusciti a far capire quello che stanno facendo per il paese e ci meravigliavano se i nostri uomini sono venduti, uso un termine forte. Io non credo, io penso che fin dall'inizio questa vicenda sia improntata all'aspetto commerciale, dal mettere le persone sulle navi adesso a lasciarle là. E questo devo dirlo, e mi dispiace tantissimo, sono convinto che l'ammiraglio questa cosa, anche se non dirà che concorda, la sente dentro di sé, è una cosa che nasce dalla mancanza di sensibilità del paese, che è gravissima. E davvero non si avvertiva, nel momento in cui è stato il momento, in pochi hanno capito l'importanza dal punto di vista morale di lasciare, di abbandonare due uomini come è stato fatto, in pochissimi. L'opinione pubblica ancora non è riuscita a dare una scrollata. E questa è la cosa che veramente da un certo punto mi intristisce, ma dall'altra lo sapevo dentro di me che andava a finire così. Ha perfettamente ragione, è incredibile quello che è successo. Noi ogni volta tocchiamo il fondo pensando che sia il fondo, c'è ancora un sottofondo invece nel quale ci precipitiamo. Il caso di Marò è stato questo, Mafia Capitale è un altro, pur temo che ce ne saranno degli altri. Ma la cosa ancora più grave di tutto questo non è stato che gli italiani non se ne sono accorti. Gli italiani sono stati tenuti in una disinformazione scientifica di questa vicenda, quotidiana, puntuale, ogni secondo, e essendo disinformati adesso non si ricordano neanche più della storia. Grazie. C'era un'ultima domanda. Baldacci. Visto che la magistratura civile, diciamo, non è intervenuta, si poteva fare ricorso alla magistratura militare che poteva arrestarli, togliergli il passaporto e così poi dopo provocare l'altra magistratura? Ha risposto l'avvocato, comunque io dico sì, perché come ha detto l'ambasciatore erano stati aperti due procedimenti.
sia militare sia ordinario civile, alla fine però bisogna che qualcuno la decisione la prenda. È come se domani noi dovessimo dire: beh, ci siamo stancati, come hanno fatto gli americani, prima ne parlavamo fuori onda, c'è da fare con un ultimatum, forse andare a fare un'azione per riprendersi. Chi mai darà l'ordine in questa situazione, che diceva con un disinteresse praticamente totale? Nessuno si assume, e noi saremmo in grado, qui lo voglio sottolineare, con le forze speciali di fare questo ed altro.